Sono nella mia cantina e ho trovato questa bottiglia. Chauvy Kill, vino bianco, prodotto dall'azienda Colle San Biagio. L'azienda Colle San Biagio è l'azienda agricola di Paolo Russo, di Agropoli. È un vino bianco senza alcuna denominazione, non è né un IGT né un DOP, e alla fine c'ha 13 gradi e mezzo di alcolici. Non conosco l'annata, ma se vediamo il lotto 143-14 si presume che questo vino è stato imbottigliato nel 2014, quindi dovrebbe avere circa 10 anni, insomma, è stato prodotto nel 2013. Ho avuto modo di dire altre volte, con il tempo si cambia. Adesso apprezzo sempre molto di più i vini vecchi. Io credo che se un vino vecchio non è ossidato e non è malsalato, è solamente evoluto, è qualcosa di emozionante. Giusto per la cronaca, per informazione, un Chauvy Kill è un tipo di rete usata dai pescatori, una parola dialettale. Il vino, come vedete, si presenta un giallo oro, molto molto limpido e brillante, e diciamo anche invitante. Chiedo scusa per la tenuta, ero in cantina e ho aperto questa bottiglia che tenevo in frigorifero da parte e mi sono trovato così. E così ve la racconto, insomma, il racconto di un vino che mi sa tanto che mi emozionerà. Come ho detto, già alla vista io non trovo nessun difetto, eriterei tranquillamente il massimo secondo la mia scheda, 15 quindicesimi. Per quanto riguarda il naso, un'ottima intensità, una grande persistenza, molto elegante e fine, profumi che ricordano quei vini che hanno un po' di invecchiamento, insomma, non hanno quei profumi giovani di frutta fresca matura, ma piuttosto frutta secca come fichi secchi o altre frutte del genere. Ma molto molto invitante, interessante, diciamo profumi che mi piacciono. Entusiasmante. Questo è un vino che all'origine Paolo Russo, che conosco quando l'ha prodotto, un vino che non aveva neanche grandi pretese. Infatti, se volevo dare l'etichetta, non è menzionato né il vitigno né l'annata. Era un vino così, tanto forse perché nella sua azienda c'era dell'uva bianca e diceva vinificarla. Ma alla fine, un vino che anche adesso, se io lo dovessi trovare, lo comprerei con piacere. In bocca lascia veramente una bella bocca pulita, una persistenza gustativa che non finisce mai, è piacevole, ti lascia veramente qualcosa di entusiasmante. Io, se sempre parlando di schede e parlando di voti, questo vino riterrei tranquillamente un 50-55esimi, secondo la nostra squadra, anche al gusto. Come vedete, ho finito quello che stavo assaggiando e non ho messo ancora, perché il vino mi piace. Io mi direi tranquillamente un 91 centesimi, cose che non si danno neanche a quei vini attuali, freschi, che sanno di tutto, ma fuorché di vino. Questo per me è un vino. Chi l'ha prodotto, e so che a quei tempi Paolo si affidava a qualcuno perché lui non aveva la cantina, ha fatto veramente un bel lavoro. Complimenti Paolo, hai fatto un grande vino.